E sentiamo l'altra sponda del fiume, diciamo, come prima di dare spazio alle domande poi del pubblico, grazie. Poi se c'è qualche altro intervento della... Ah, grazie a tutti, io sono il vice sindaco del comune di Fiumicino e più che diciamo, non potendo dare in questo senso un ulteriore contributo dal punto di vista soprattutto tecnico, perché questa mattina penso che tutti noi ne possiamo uscire arricchiti, al di là di quello che si può, del giudizio che si può avere, ma l'arricchimento è sicuramente, questa mattina noi tutti ce l'abbiamo avuto. Da questo punto di vista però, secondo me, dall'altra sponda l'elemento che è importante portare, rilevare, è quello, diciamo così, un po' esperienziale che noi abbiamo avuto, perché ecco, dal punto di vista di Fiumicino e di tutto il tratto costiero di Fiumicino, noi abbiamo una storia da questo punto di vista erosiva che si è caratterizzata diversamente anche nelle soluzioni, e le abbiamo provate, diciamo, un po' tutte. Non da ultimo, prima veniva citato l'esempio di purtroppo dell'erosione a Fregene Sud, e lì si sta per sperimentare, grazie al, diciamo, alla realizzazione di questo intervento da parte della Regione Lazio, di un intervento di messa in posa di un geotubo, che è un'ulteriore, diciamo, soluzione che è stata avanzata rispetto a quelle delle barriere, perché anche lì noi abbiamo avuto diciamo, varie soluzioni di barriere, prima sono fatte, diciamo, vedere, di soffolte, barriere diciamo barriere più o meno chiuse. Io ad esempio vi faccio una serie di esempi. Pensate ad Isola Sacra, che è il luogo dove sono state realizzate i pennelli a protezione della costa molto prima che io nascessi, sono ancora lì. Dal punto di vista della qualità delle acque non sono stati degli elementi che diciamo, aiutano la qualità e il ricircolo delle acque, ma dal punto di vista della protezione della costa quei pennelli stanno lì da 40 anni e la costa è rimasta pressoché uguale negli ultimi 40 anni. Caso diverso nei vari casi di altre soluzioni, perché poi in questo senso c'è anche da decidere cosa fare. Per questo io dico, c'è un elemento di progettualità che si deve unire a un elemento di sensibilità, e poi un elemento purtroppo essenziale che è quello delle risorse, perché innanzitutto capire qual è una soluzione. Io credo che non esista e non possa esistere, e noi ne abbiamo avuto la dimostrazione, una soluzione che vada bene ovunque, perché noi abbiamo avuto la dimostrazione che anche prima, ad esempio, degli interventi di infrastrutturazione a mare, noi abbiamo il caso nefasto del porto della Concordia, che poi è stata una discordia, una disgrazia. Purtroppo anche nel caso della realizzazione, parliamo del 2010-2011, non è che il fenomeno erosivo è iniziato nel 2010-2011, anzi parlo di decenni, diciamo di decenni prima è iniziato il fenomeno erosivo, nei decenni in zone, diciamo, ad Isola Sacra, come a Focene, come a Fregene, e ad esempio nel caso di Fregene è stato, diciamo così, rimarcato e aggravato dalla presenza del molo di sopraflutto del porto della Concordia. Però questo per dire cosa? Per dire che probabilmente non dipende solo dalla presenza o meno delle infrastrutturazioni, e che forse il fatto che adesso ci sia una sensibilità diversa rispetto a quella di qualche decennio fa nel fare determinate infrastrutture può permettere la compatibilità di alcune scelte che purtroppo poi noi siamo chiamati ad amministrare e che tante volte non prendiamo noi come enti locali. Però io non posso pensare che nel 2018 non si possano contemperare le varie esigenze, anche perché ci sono situazioni e soluzioni che sono state attuate e che hanno dato un esito positivo. Questo lo dico partendo da un presupposto di chi vive tutti i giorni sul fronte il problema dell'erosione, il problema dell'erosione non solo dal punto di vista delle strutture chiaramente balneari che vivono questo problema, ma in alcuni casi, prima veniva fatto l'esempio di Focene, dal punto di vista proprio della sicurezza delle abitazioni e di chi non è che abita sul fiume, cioè di chi abitava a qualche centinaia di metri dal mare qualche decennio fa e adesso si ritrova praticamente con la casa a fronte mare, mettiamola così. Però in questo senso anche, e in questo lo dico, la sensibilità, uno nel trovare soluzioni alternative,
l'esempio del geotubo, non è una, abbiamo voluto sperimentare questa soluzione proprio per provare anche questa di soluzione, perché le abbiamo provate tutte. In alcuni casi, soprattutto nel caso dei pennelli, abbiamo notato che c'è stato un scorrimento del problema che ha spostato il problema negli anni nelle altre località, e quindi proviamo anche questo sperando di ricevere un contributo. Abbiamo provato il ripascimento morbido, che è un qualcosa che dura neanche una stagione, però diciamo è anche quello che viene più richiesto, perché tu lo vedi, tu ti rendi conto subito dell'utilità, cioè del risultato quando c'è il ripascimento morbido. In questo senso anche gli esempi che venivano fatti, io ne aggiungo un altro, perché diciamo anche qui la sensibilità di un'amministrazione, noi poi abbiamo anche la particolarità, dico noi Fiumicino e decimo municipio, di avere nei tratti, diciamo tendenzialmente nei tratti dunali, una riserva statale del litorale, la riserva statale del litorale romano, e ad esempio scelte, questo in questo caso per questo motivo dico la sensibilità, l'aver fatto delle scelte che possano garantire diciamo la contemperazione dei vari interessi, però dando un indirizzo in questo senso. Noi, parlo di Fiumicino, quando siamo arrivati avevamo un PUA che prevedeva l'inserimento di 7-8 nuove strutture nei tratti litoranei dei 24 km di costa all'interno della riserva statale del litorale romano. Noi col PUA che abbiamo approvato nel mese di aprile del 2018 abbiamo deciso invece lo stralcio di queste previsioni, fotografando esclusivamente l'esistente, e l'esistente non prevede strutture balneari all'interno dei tratti di costa della riserva statale del litorale romano e tratti, diciamo, e che sono tendenzialmente i tratti, diciamo, dunali, perché dove si è conservato l'elemento dunale, che laddove negli anni, diciamo, ha subito delle modifiche, chiaramente difficilmente si è conservato. Però anche in questo senso le scelte che sono state fatte, e lo dico non per, diciamo, farci fregio di un qualcosa, ma per portare un elemento, vuol dire le amministrazioni non sono sempre cattive, non pensano a determinate cose, perché poi sono il front office, come veniva detto precedentemente. In questo senso noi abbiamo fatto una scelta diversa, ne era stata fatta un'altra, noi abbiamo scelto di percorrere una strada diversa. E anche lì io introduco l'elemento del controllo, perché in questo è anche importante l'elemento del controllo. Faccio sempre l'esempio, sembra che il mondo si ferma nel caso di Focene, però proprio laddove noi abbiamo fatto un intervento insieme al WWF di un esperimento di riqualificazione, ma soprattutto di progettualità futura, di sperimentazione rispetto alla ricostituzione di un'area dunale. Ad esempio quello, cioè, è uno dei casi dove lì, attraverso l'intervento e i vari controlli, le strutture ricettive, diciamo, sono state ricondotte nei loro confini, mettiamola così. Però noi abbiamo fatto in questi anni una serie di interventi che ci hanno portato a ricondurle, quelle che sono le strutture balneari, compatibilmente con la loro esistenza e con la loro, diciamo, con il proseguio delle loro attività, ma sono state riportate a quelle che dovevano essere. E questo chiaramente è un qualcosa che secondo me è quello che un'amministrazione deve fare, perché deve contemperando i vari interessi e le varie esigenze. Questo è quello che un'amministrazione seria deve fare. Noi, questo è quello che abbiamo fatto, interventi di questo tipo, interventi abbiamo fatti anche a Passoscuro Palidoro, non c'era qui, ma l'abbiamo fatto proprio come amministrazione comunale in quel caso, nel caso di Focene con il WWF. C'è un elemento, e lo dico in fondo anche perché è il più, diciamo, il meno gradevole, però è, secondo me, essenziale. Noi ci dobbiamo rendere conto che anche gli interventi che vengono fatti comportano un dispendio di risorse che chiaramente a cui sono legati le tipologie di progettualità. Quanto noi spendiamo, è chiaro che i progetti hanno una capacità di risoluzione del problema pari al dispendio che se ne fa, che si fa. E questo secondo me è un elemento importante, e lo dico, diciamo, rivolgendomi non a comune e municipio, ma agli enti a noi sovraordinato, perché spendere, investire delle risorse progettualmente per la realizzazione
di interventi veramente strutturali è un elemento essenziale, perché è chiaro che se uno ha budget limitati può dare risposte limitate, se uno ha budget diciamo importanti può riuscire a dare soluzioni importanti e sostanziali. Risposte importanti e sostanziali anche per cose minime. Io lo dico, la pulizia, noi nei tratti, noi ci ritroviamo tutti gli anni che abbiamo i tratti di costa, diciamo che, no, che sono all'interno della riserva statale litorale romano e dove il comune non riesce ad intervenire con la pulizia delle spiagge libere, perché chiaramente non può essere fatta con i mezzi meccanici. Voi immaginate che cosa vuol dire pulire, non poter pulire 10 km di costa senza i mezzi meccanici e quindi doverli pulire a mano, al di là della buona volontà di tante realtà che negli anni si sono impegnate e si impegnano per farlo, è chiaro che non c'è una risposta importante, è un qualcosa di episodico e che chiaramente diciamo dà una risposta che con la prima mareggiata diciamo, e con il malcostume di tanti viene subito portata via. Ecco, noi quello che dobbiamo fare anche in questo senso è pensare che se si vuole, se si tiene ai nostri habitat e agli ambienti che noi abbiamo, si deve investire anche in questo senso, perché il costo chiaramente di una manutenzione di diversa natura, cioè quella della manutenzione non con i mezzi meccanici ma con una manutenzione manuale, è chiaramente diverso rispetto a quello che noi abbiamo per tutto il resto dei nostri tratti di costa. Quindi vi ringrazio e buon lavoro. Bene, ringraziamo Ezio Di Genesio Pagliuca del Comune di Fiumicino.